Ad infermieristica non occorre studiare tanto. Dipende. Poi bisogna vedere gli interessi di ognuno. C'è tanta gente che fa questa scelta. Non è affatto vero. Benvenuto su Ciuffo di Infermieristica, il canale con trucchi e consigli per goderti il tirocinio e la vita universitaria. E invece oggi ti presento un altro stereotipo. Ad infermieristica non occorre studiare tanto. Oddio. Sicuramente non è vero. Questo non lo so sinceramente. Dipende. Sicuramente è meno difficile di medicina, cioè come studio è più basso. Sono convinto che ci sia da studiare tanto quanto qualsiasi altro tipo di indirizzo. Dipende da persona a persona. Se uno impara subito, ovvio che non serve che studi tanto, ma questo riguarda qualsiasi facoltà. Se uno ci mette tanto a imparare una cosa, deve mettersi a ripeterla. Quindi è personale. Io non studio infermieristica, ma vi posso garantire che ho degli amici che studiano infermieristica e anche la mia ragazza che studia infermieristica e devono fare tipo 30 esami all'anno. Adesso non voglio fare l'esagerato, ma veramente c'è un lavoro dietro infermieristica che non avete idea. Orazio mi ha scritto: medicina è durissima, più di infermieristica, non c'è dubbio per quanto riguarda la mole di studio. Per chi esce dal liceo è un gioco da ragazzi passare gli esami di infermieristica. Sono quiz per la maggior parte, il tirocinio è stancante, lì si vede se uno è fatto per fare quel lavoro. Se ti sta piacendo questo video, fammelo sapere con un pollicione in su, così ne faccio altri simili. E se non l'hai già fatto, puoi iscriverti al canale cliccando anche sulla campanella, così quando pubblico il prossimo video ti arriva una notifica. Che poi infermieristica sia meno impegnativa per la quantità magari di argomenti da portare a un esame rispetto a medicina, questo sì. Però che non serve studiare tanto. Mettiamola così. Riesco a immaginare qualcuno con una fantastica memoria fotografica che legge alla rinfusa gli appunti 10 minuti prima dell'esame, entra, prende 18 e se lo tiene. Questo qualcuno non sono decisamente io. No, posso immaginare che una cosa del genere esista un po' per tutti i corsi di laurea, da agraria a ingegneria fino a medicina. Una cosa strana, perché avete un sacco di materie, cioè avete tipo 10 materie in un esame, che magari sono però corsi da 10 ore l'uno. Si fanno tante materie lo stesso, forse sì, non serve studiare tantissimo, no, come medicina, però abbastanza sì. Ecco, uno stereotipo opposto invece è che a medicina si studi tanto. Ma io mi domando, ma è possibile? Cioè, può esistere una persona che frequenta medicina e con minimo sforzo, minimo impegno riesce a passare tutti gli esami e avanzare in questo corso senza sudarsela più di tanto? Quindi è possibile a medicina studiare poco, minimo impegno, minimi risultati e si va avanti? Se lo sai, toglimi questa curiosità nei commenti oppure puoi scrivermi un messaggio. Comunque, non si può generalizzare, ovvio, dipende dalla persona, dipende dalla facoltà, dipende dai docenti. Se uno ha difficoltà nello studio, avrà difficoltà sia che scelga infermieristica, sia che scelga qualsiasi altro tipo di facoltà. Anche confrontandomi con voi mi sono reso conto della differenza abissale che intercorre tra una facoltà e l'altra. Il livello di preparazione richiesto, ma anche nelle esperienze di tirocinio. Mi è capitato a volte di arrendermi, tipo, ok, capisco quello che dici, ma parli di una realtà completamente diversa da quella che ho conosciuto io. Gli infermieri devono andare fondamentalmente a mettere le mani addosso alle persone, quindi non si possono permettere di studiare poco. Poi bisogna vedere gli interessi di ognuno, però non mi sento di dire che una è sicuramente più facile dove ci sia meno da studiare. Infermieristica fa parte del dipartimento di medicina, quindi non fa parte del dipartimento di parco giochi, è comunque una materia medica. È bello confrontarsi, vengono fuori sempre degli spunti interessanti. Ci sono degli indirizzi dove magari basta solamente saper studiare a memoria e ripetere a memoria senza neanche dimostrare di aver capito all'insegnante che cosa si è studiato e si passa. Non mi sento di dire che infermieristica funzioni in questo modo. Tagliamo la testa al toro. In questo video ti rivelerò quanto è effettivamente necessario studiare ad infermieristica.
Come sempre il bonus in fondo al video. Quindi avete tanti corsi in cui però i contenuti sono ridotti a quanto? Una decina di ore, quindi non so neanche quanto vi riescono a trasmettere, e quello fa un esame unico, diviso in più parti, quindi fondamentalmente avete tanto ammassato, però che di contenuti saranno davvero forse qualche volta quattro nozioni messe in croce. E magari molto spesso sono anche più di buon senso e ragionamento. Io le canderei tutte perché nelle risposte a crocette non ci ho mai azzeccato niente e sono le cose che mi vanno peggio. Tira e molla, qualcosa devi studiare comunque, poco o tanto che sia, quindi non mi sento di dire che c'è da studiare di meno all'infermieristica, sicuramente non è così. Col tuo occhio di spettatore esterno, secondo te studiano di più gli studenti di infermieristica o quelli di medicina? Se hanno più mole da studiare? Sì. Hanno più mole da studiare in una quantità di anni maggiore quelli di medicina, sicuramente. Quindi la quantità di studio è elevatissima, quasi al paro di quella di medicina. Ma secondo te è possibile, dico, immaginiamoci una situazione in cui abbiamo uno studente di infermieristica e uno studente di medicina messi vicini. Lo studente di infermieristica fa i suoi buoni 3 anni, che forse diventeranno 4 a breve, e poi c'è uno studente di medicina che fa i suoi 6 anni. È possibile che lo studente di medicina al termine dei 6 anni abbia studiato di meno che lo studente di infermieristica al termine dei suoi 3 anni? Secondo te? Ci sta? Abbia studiato di meno? Di meno. In base a cosa? In termini di ore. Non credo. Casomai è a scienze motorie che non si studia niente. Un altro falso mito. Che non è vero, ovviamente. Ma nessuno si è mai reso conto che scienze infermieristiche è solo un diploma che per incentivare le iscrizioni hanno chiamato laurea? Vi rendete conto che la prima media è molto più difficile di questo corso di laurea? Vogliamo smetterla di chiamare questa cazzata laurea? Allora, non voglio dare troppo spazio a Luca Gissani perché in fondo è proprio quello che lui vuole, ma questo è un tipo di commento che capita molto spesso e volevo cercare di darvi un'idea del perché alcune persone decidono di scrivere commenti di questo genere e in questo modo. Mi sono solamente basato sulla realtà dei fatti. Nel caso in cui non fossi informato, scienze infermieristiche è sempre stato un diploma, fin quando una gravissima carenza di personale ha fatto sì che per magia diventasse una laurea. Che io sappia, la storia non ha mai offeso nessuno. Ho visto che diversi fra voi gli hanno risposto, cercando di iniettare un po' di senso. Però è un errore, perché lui lo fa proprio perché le persone gli rispondano, perché il suo ultimo scopo, il suo fine, e il fine che ha in comune con tutte le persone che lasciano commenti di questo genere su questo canale o in generale su internet, è quello di far arrabbiare, perché Luca Gissani è un troll. Ecco che, letti con questa chiave, con la chiave del lui vuole fare arrabbiare, i suoi commenti acquisiscono un maggiore senso, si riesce a capire come li ha costruiti e perché ha scritto determinate frasi e perché usa questo insopportabile tono. Rispondere a questi commenti non ha minimamente senso, anzi dirò di più, io li considero come un rifiuto radioattivo, per me inquinano il canale, perché vedi, io voglio che questo sia un luogo sicuro, ovvero un canale dove chiunque può sentirsi libero di venire senza paura di essere attaccato per le proprie posizioni, un canale dove c'è tanta discussione, c'è tanto confronto, ma un confronto rispettoso fra entrambe le parti, e questo è qualcosa che voglio garantire a te ma anche a me stesso. Cioè, nel momento in cui apro la pagina dei commenti, mi fa piacere, cerco di leggere tutti i commenti, fa male vedere commenti e discussioni di questo tipo. Di solito quando si pensa di internet si pensa libertà di parola, però se vieni a casa mia e fai la cacca sul tappeto, io pulisco la cacca e ti accompagno alla porta. Quindi questo è il mio messaggio: non dar da mangiare al troll. Ho appena terminato un turno e voglio proporti un ragionamento. Se si considera semplicemente studio e tirocinio, sì, infermieristica è impegnativa, ma medicina è ben più impegnativa. Tutti quegli anni, tutto quello studio. Secondo me infermieristica è impegnativa in questo caso di più rispetto a medicina, per il tipo di esperienze a cui ti mette di fronte. Uno si ritrova di punto in bianco all'interno di un reparto ospedaliero, trova disagio, sofferenza, trova morte. Non c'è alcun vero tipo di preparazione che l'università fornisce per queste situazioni. Sono tante persone che mollano infermieristica proprio perché, trovandosi di fronte a queste situazioni così, così intense, ne vengono devastati e si domandano: ma è quello che voglio fare nella vita? Essere devastato?
La risposta a tutto questo è ci si fa la pelle. Da questo punto di vista, infermieristica è più impegnativa di medicina. È arrivato il momento del consiglio bonus, ma prima, ti piace questa maglia? Ho pensato di creare delle maglie così oltre alla divisa da infermiere ho anche una divisa per questo canale. È 100% cottone, traspirante, mi sembra davvero un ottimo materiale e ho fatto anche una felpa per le fredde notti in reparto. In descrizione ti ho messo il link allo store per guardarle tutte e vedere se c'è qualcosa che ti interessa. Quanto è effettivamente necessario studiare ad infermieristica? Un grazie a tutti gli youtuber che hanno partecipato. Come al solito in descrizione ti ho messo il link a tutti i loro canali così puoi vedere quali video pubblicano e se ti interessano ti iscrivi. Si studia tanto? Si studia poco? Come puoi immaginare, la risposta sarà deludente e sensata, spero. Ad infermieristica è fondamentale studiare fino a un certo punto. Da quel punto in poi decidi tu quanto impegno vuoi o puoi metterci. Questa è la mia opinione. La tua?